Chiaravalle, conclusi i lavori d'adeguamento, il liceo Ferrari torna agli studenti. Torna nella disponibilità degli studenti la sede del liceo scientifico Enzo Ferrari di via Gregorio Stagliano, interessata dai lavori di adeguamento sismico. Lavori che l'amministrazione provinciale di Catanzaro ha realizzato investendo sul territorio delle preserre per l'edilizia scolastica mezzo milione di euro. Mercoledì 1 giugno è prevista l'inaugurazione della sede che andrà ad ospitare gli alunni dello scientifico e del linguistico. Un intervento concreto che arriva a distanza di 60 anni dalla data di prima istituzione dell'istituto di scuola superiore. L'immobile che si trova nel cuore del centro storico è di proprietà dell'amministrazione comunale, dato incomodato all'ente intermedio che ha competenze specifiche in materia. L'edificio della scuola adesso offre un bel colpo d'occhio non solo all'esterno, ma anche negli ambienti che saranno frequentati dai ragazzi. Contenuti progettuali innovativi che fanno il paio con l'ascolto dei docenti, del personale scolastico, degli stessi studenti, che hanno consentito la realizzazione di un'opera moderna, innovativa, ecocompatibile, più sicura. Uno spazio ideale per un mondo rinnovato di fare scuola. Questo è il filo conduttore del ragionamento del dirigente scolastico Saverio Candelieri, alle prese con l'organizzazione della giornata di inaugurazione. Per l'occasione, in città sarà presente con il sindaco Domenico Donato, che farà gli onori di casa, il presidente della provincia di Catanzaro, Sergio Abramo. La scuola ha organizzato un incontro al Teatro Comunale Impero con gli studenti che dialogheranno con Loredana Giannicola, coordinatrice regionale, dirigenti tecnici, il procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, Salvatore Curcio, e l'arcivescovo metropolita di Catanzaro Squillace, Monsignor Claudio Maniago. Incontro moderato dalla docente Roberta Pultrone. Al termine del convegno ci sarà il tradizionale taglio del nastro, la benedizione dei locali e il brindisi augurale. Un risultato importante per la scuola della provincia catanzarese, che arriva a conclusione di un periodo così difficile per tutti gli studenti, per i docenti stessi e per l'organizzazione delle famiglie, per via dell'emergenza sanitaria. Per questa ragione l'evento della riconsegna alla comunità chiaravallese e a tutto il territorio delle preserre della sede del liceo scientifico e linguistico è senza alcun dubbio un segnale positivo che evidenzia come la scuola sia tra le infrastrutture più importanti in un paese civile che vuole scommettere sul proprio futuro investendo appunto nell'istruzione e la formazione. Scuola come la sede di via Gregorio Stagliano, che possono diffondere l'idea di una scuola comunità, nella quale le studentesse e gli studenti siano parte attiva. Per questo motivo il corpo docente in forza al liceo ha parlato di un modello virtuoso ed innovativo, finalizzato ad una nuova modalità di fare didattica. Chiuso il primo cantiere, adesso l'attenzione si sposta all'immobile che ospita l'Istituto Tecnologico e la Scuola Agraria di Contrada. Immobili che saranno soggetti ad interventi di riqualificazione e di adeguamento alle norme antisismiche. Argomento che il sindaco della città, Domenico Donato, ha voluto sottolineare, ribadendo l'enorme investimento della Giunta per quanto riguarda la scuola elementare, la scuola media e gli edifici della primaria e dell'infanzia di Via Foresta e di Contrada Pirivoglia.